Benvenute e benvenuti al 162esimo mercoledì di Nexa, che oggi si intitola Finché ci sono fake news, c'è speranza, la libertà di espressione ai nuovi media tra verità e democrazia. Il nostro gradito ospite e terrà questo seminario Carlo Magnani dell'Università di Urbino Carlo Bo. Carlo Magnani è ricercatore di istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università Carlo Bo di Urbino, dove insegna diritto dell'informazione e della comunicazione. Ha scritto diversi libri, tra cui è uno che si intitola proprio Finché ci sono fake news c'è speranza. Quindi immagino che oggi discuteremo di questo. Altri libri sono Dall'epoca dello Stato all'epoca della Costituzione, Pluralismo, informazione, radiotelevisione, ma per me, che sono un grande amante del tennis, vanno assolutamente citati Filosofia del tennis, profilo ideologico del tennis moderno e Il genio, il pirata e il ribelle, filosofia del tennis globale di Federer, Nadal e Djokovic. Oggi però discutiamo di cose altrettanto serie. Altrettanto serie le fake news. Io sono Antonio Sant'Angelo, sono Senior Research Fellow del Centro Nexa, ma insegno semiotica e semiotica delle culture digitali all'Università di Torino. Di solito, prima di iniziare questi seminari, facciamo un giro di tavolo, anzi direi di sala, visto che c'è anche chi non è seduto al tavolo, per presentarci, in modo che il relatore conosca i suoi interlocutori. Quindi, prego. Io sono Gabriele Ferri, sono uno studente dell'Università di Torino, studio filosofia. Benissimo, benvenuto. Io sono Matteo Bassone, studente del Politecnico di Torino. Benissimo, prego. Io sono Anita Botta, io ho la comunicazione di Cinesa. Benissimo, finirei il giro del tavolo e poi farei. Buonasera, io sono Vera Tripodi, sono un RTDB qui al Politecnico e insegno filosofia morale. E io sono Anna Masera, sono giornalista e sono trustee del Centro Nexa. Io sono Marco Rossi, sono dottorando al Dipartimento di Automatica e Informatica e mi occupo di intelligenza artificiale. Sono Antonio Pedro, sono ingegnere informatico, ricercatore, docente qui in Dipartimento, affiliato al Centro Nexa. Mi occupo di qualità del software dei dati e di discriminazione. Io mi chiamo Ludovica Paseri, sono assistente di ricerca all'Università di Torino in filosofia del diritto e informatica giuridica. Giacomo Conti, project manager qui al Centro Nexa. Benissimo, allora lascio la parola a Carlo Magnani con la preghiera di fare il suo intervento più o meno all'interno dell'ora, della durata di un'ora, in modo tale che poi possiamo discutere insieme per l'altra ora. Grazie a tutti, soprattutto grazie per l'invito e questa autorevole sede scientifica. Fa molto piacere aver ricevuto questo invito a tenere questo seminario. Spero di essere all'altezza della sede. Ecco. Allora, il titolo che ho cercato di dare è già in qualche modo esemplificativo delle questioni, perché è un titolo abbastanza sfaccettato. C'è un profilo giuridico che è rappresentato dalla libertà d'espressione. C'è un profilo socio-comunicativo che ovviamente si coglie nel riferimento ai nuovi media. E poi c'è un riferimento filosofico o metafisico, quello della verità, ed infine c'è anche un richiamo alla dimensione politica, alla democrazia. Non manca niente. Forse persino troppo, però sono queste un po' le sfaccettature, gli angoli, gli angoli che io ho utilizzato per descrivere, per trattare in questo libretto il fenomeno delle fake news o della disinformazione, per meglio dire. Allora, proviamo. Se è possibile mettere un pochino ordine in questo quadrato fra questi diversi profili che si intrecciano necessariamente l'uno con l'altro. Dunque, innanzitutto, perché i nuovi media sono in qualche modo centrali?
I due media sono centrali perché, come in un libretto importante, famoso del 1920 di Walter Lippmann, intitolato L'opinione pubblica, si dice che chiaramente a quell'epoca si analizzava soprattutto l'impatto della stampa, che era il medium prevalente, si analizzava l'impatto della stampa, e Lippmann utilizza parole che secondo me sono ancora molto, molto valide. Cioè, l'opinione pubblica che cos'è? L'opinione pubblica è quell'insieme di immagini in base a cui agiscono gruppi di persone o individui, che appunto agiscono e costituiscono l'opinione pubblica con le iniziali in maiuscole. Le opinioni si cristallizzano in quella che si è soliti chiamare opinione pubblica e si forma una volontà nazionale, tutto maiuscolo, una mente collettiva, un fine sociale o come si preferisce chiamarli. Ecco, i media, sia quelli più tradizionali, quelli vecchi, sia quelli nuovi, come i media che dipendono dalle tecnologie digitali, hanno questa grande funzione, quella di creare, contribuire a creare un'opinione pubblica e a formare questa sorta di mente collettiva. E quindi c'è una grande attenzione verso questi mezzi, che non diventano mezzi, ma spesso finiscono anche per fagocitare i fini di coloro che pretendono di usarli come mezzi. E questa attenzione riguarda da un po' di tempo i cosiddetti nuovi media. Io credo che nel mondo dell'informazione, nel mondo della comunicazione, sia in corso una lotta che potremmo chiamare anche una lotta per l'egemonia. Noi abbiamo dei media tradizionali, che sono soprattutto la stampa e la televisione. La televisione è il vecchio nuovo media. La televisione è stato il nuovo medium nel 1900. Nel 1900 la televisione è stato il mezzo di informazione che ha scalzato la stampa. Ecco, oggi i social, i mezzi, i nuovi media, per così dire, le piattaforme sociali, stanno scalzando la televisione, la radiotelevisione, per usare il termine giuridicamente più proprio. E questo crea un conflitto di egemonia, per usare un termine gramsciano, perché ovviamente i media sono portatori di interessi, politiche, rispondono a soggetti, assetti proprietari, e questa è una questione che non dobbiamo mai dimenticare, mai togliere dallo sfondo. Ecco, le fake news come si inseriscono, il problema della disinformazione come si inserisce in questa lotta? Ad un certo punto, soprattutto dal 2016 in poi, a seguito di tre eventi che hanno una natura prettamente politica, sono tre manifestazioni del suffragio universale: la vittoria del referendum Brexit, la vittoria di Trump alle elezioni e poi anche, mettiamoci, il referendum costituzionale in Italia sulla riforma di Renzi, la cosiddetta riforma Renzi-Boschi, o come la volete chiamare. Ecco, a partire da questo momento, queste tre vicende elettorali portano con sé un dibattito sulla genuinità del percorso elettorale, sulla autenticità della formazione della volontà del popolo. E si fa strada a questo blocco che viene all'inizio, si presenta proprio come un blocco marmoreo, un blocco di cemento che viene denominata fake news. Le fake news hanno inquinato le competizioni elettorali. Il soggetto, l'istituzione che meglio e più decide di approfondire questo profilo è l'Unione Europea. Nella veste, in modo particolare, della Commissione Europea. Diciamo Unione Europea, diciamo varie, una cosa complessa, c'è il Parlamento Europeo, c'è la Commissione Europea, c'è il Consiglio Europeo, quindi l'istituzione che si incarica di definire una strategia per la disinformazione delle fake news è proprio la Commissione Europea. E quindi si comincia con questo blocco appunto marmoreo delle fake news, dalle quali poi discendono, come vedete in questa diapositiva, tutta una serie, piano piano i concetti vengono raffinati.
Allora, il concetto di fake news viene ben presto abbandonato. Diciamo che la fake news subisce una sua, un auge, un periodo di auge fra 2016 e 2018. Poi viene sostituito da un altro concetto, un pochino più raffinato, meno grezzo appunto, come si diceva, che è quello di disinformazione. Poi, accanto al concetto di disinformazione, possiamo ricavare, sempre dalle analisi degli scienziati della comunicazione, altri concetti che non sono solo vicini, ma non chiaramente analoghi, come quello di malinformazione e misinformazione. Distinguiamo invece un'altra categoria ancora, che è il contenuto illegale. Quindi vedete, la malinformazione è la produzione o diffusione consapevole di false contestualizzazioni di fatti veri. Quindi io prendo una foto, un fatto vero, e lo metto però in un contesto diverso, lo falso. Oppure la misinformazione, che è una cosa ancora più tenue, è la produzione e diffusione, questa volta non consapevole, quindi in buona fede, di fatti non reali però ritenuti veri. E quindi è la verità putativa. Io credo, mi convinco che una cosa che leggo, che vedo, sia vera, e la diffondo. Quindi il mio atteggiamento è privo di consapevolezza, è un atteggiamento di buona fede, però faccio circolare un contenuto che non è un contenuto veritiero, che non corrisponde ai fatti. Invece il contenuto illegale è qualcosa di ancora diverso. Il contenuto legale, ad esempio, è il contenuto diffamatorio, o il contenuto, che ne so, terroristico, se vogliamo parlare di un tipo di condotta, quindi un contenuto criminale. Ecco, il Consiglio d'Europa, il Consiglio europeo in questo caso, no? Il Consiglio d'Europa è un'altra istituzione, il Consiglio europeo nel marzo del 2015 inizia a fiutare l'importanza del contrasto alla disinformazione. E le conclusioni di questo Consiglio europeo, che si tengono appunto a marzo del 2015, quindi un pochino prima rispetto al 2016 che io ho citato, fa riferimento all'istituzione di un gruppo, l'EST Stratcom Team, che serve per contrastare l'attività di informazione che arriva dalla Russia. Si individua qui come potenziale agente di disinformazione un soggetto statale esterno, la Russia. Quindi questo è la prima volta che vediamo lampeggiare la spia sul cruscotto della disinformazione. In relazione, i conflitti, come vedete, a livello internazionale con la Russia sono precedenti rispetto alla crisi bellica attuale. E il Consiglio europeo appunto decide di dotarsi di questo gruppo che vigila sulle attività di informazione. Però soprattutto è, come dicevamo, dopo il 2016 che la Commissione europea decide di contrastare in maniera istituzionale la disinformazione. E qui c'è una comunicazione della Commissione europea che è contrastare la disinformazione online, un approccio europeo, nella quale si dà una prima definizione di disinformazione, che tutto sommato è quella che può essere considerata valida tuttora oggi. Questa è stata poi ulteriormente raffinata dalla Commissione europea. Per disinformazione si intende un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante, concepita, presentata, diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico. Il pregiudizio pubblico include minacce ai processi politici, democratici, di elaborazione delle politiche e ai beni pubblici, quali la tutela della salute dei cittadini, dell'ambiente e della sicurezza delle UE. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, e questa è la malinformazione praticamente che citavamo prima, la satira e la parodia, notizie o commenti chiaramente identificabili come di parte. Questa è la propaganda, chiaramente. La presente comunicazione non pregiudica le norme giuridiche applicabili a livello nazionale o dell'Unione relativi a tali temi, compresa la disinformazione che presenta contenuti illegali. Come dire, la presente comunicazione non impedisce agli Stati di reprimere i reati, ciò che loro considerano come reato, come condotta delittuosa. La presente comunicazione non pregiudica gli approcci e le azioni in corso
in materia di contenuti illegali, compresi quelli relativi ai contenuti terroristici online o alla pedopornografia. Quindi vedete, qui c'è una prima definizione di disinformazione. Il concetto di fake news è stato già abbandonato, non ce l'abbiamo più. Siamo transitati a quest'altra categoria di disinformazione, che viene ulteriormente raffinata a dicembre del 2018, e qui vedete, si ripete grosso modo la definizione che abbiamo indicato prima, viene un pochino snellita e raffinata. Nel frattempo, sempre nel 2018, la Commissione si è anche dotata del codice di buone pratiche sulla disinformazione. C'è anche la diapositiva apposita, eccolo qua. Quindi fra la comunicazione di aprile e la comunicazione di dicembre, dove appunto vengono definite queste della comunicazione di dicembre 2018 che stiamo vedendo adesso, e la definizione di disinformazione è inserita nel piano di azione contro la disinformazione, come vedete. Quindi prima siamo alla comunicazione, qui siamo ad un piano di azione. E poi nel settembre 2018, nel frattempo, è stato adottato il codice di buone pratiche sulla disinformazione. Nel 2020 c'è una nuova comunicazione al Parlamento europeo sul piano d'azione per la democrazia europea, e qui si crea il connubio che la Commissione non abbandonerà più fra lotta alla disinformazione e difesa della democrazia europea. Praticamente qui viene data la copertura assiologico-valoriale. In questo documento del 2020 la Commissione europea appunto sceglie di dare come giustificazione di ultima istanza al contrasto alla disinformazione, sceglie di dare come copertura assiologica valoriale quella della protezione della democrazia europea, del valore della democrazia europea. Ed in questo documento del dicembre 2020 abbiamo appunto un ulteriore raffinamento, un'ulteriore sgranatura del nostro blocco. Accanto al concetto di disinformazione compare adesso quello di cattiva informazione. Quindi la disinformazione è sempre il nostro contenuto falso, fuorviante, diffuso con l'intento, quindi con il dolo di ingannare. Invece la cattiva informazione riguarda tutti quei contenuti sempre falsi e fuorvianti che vengono però condivisi senza l'intenzione fraudolenta. E quindi c'è una nuova, un'ulteriore definizione delle fattispecie. Fino a che arriviamo a maggio del 2021, quando scoppia già c'è l'emergenza pandemica che è stata dichiarata, e qui l'emergenza pandemica porta ad un ulteriore rafforzamento della strategia della Commissione europea per il contrasto alla disinformazione, perché chiaramente adesso è in gioco la salute pubblica, eccetera, eccetera. Comunque torno un pochino indietro per mostrarvi come già nella prima definizione del 2018, se voi guardate, tra i beni pubblici che possono giustificare la compressione della libertà di informazione, compare la salute dei cittadini. Già compare nella definizione del 2018 la salute dei cittadini, tra l'elenco dei beni pubblici che appunto possono giustificare una compressione della libertà di informazione. Quindi nel 2021 a maggio la Commissione europea produce questo nuovo rapporto, questa nuova comunicazione, nella quale si chiede appunto di dare ancora un ulteriore giro di vite nel contrasto alla disinformazione. E quindi si punta sul rafforzamento del codice del settembre 2018, quello che abbiamo visto prima. Così arriviamo nel 2022, a giugno, al codice rafforzato di buone pratiche sulla disinformazione,
che è stato firmato da 34 piattaforme, imprese, esponenti della società civile, che costituisce oggi il principale strumento per la lotta alla disinformazione a livello appunto dell'Unione Europea, eurounitario. Il codice rafforza, soprattutto dal punto di vista procedurale, il codice del 2018, dettando impegni più dettagliati, più precisi, soprattutto per le piattaforme. Ecco, nel frattempo però, nella la comunicazione del 2021, che ho citato, è molto importante perché qui abbiamo una ulteriore definizione del concetto di disinformazione. Lo possiamo vedere soprattutto nella seconda parte, dai presenti orientamenti in poi. Allora dice, disinformazione si riferisce a diversi fenomeni. La disinformazione intesa in tal modo, vedete, comprende la disinformazione in senso stretto e la cattiva informazione, che è quella che abbiamo visto prima, così come le operazioni di influenza delle informazioni, e le ingerenze straniere nello spazio informativo. Quindi la Commissione sembra individuare una disinformazione in senso lato, all'interno della quale ci sta la cattiva informazione, le ingerenze straniere, da una disinformazione in senso stretto, che è la diffusione consapevole di informazioni false o non veritiere. C'è tutto un processo di cui piano piano si arriva a limare il concetto, introdurre uno nuovo, quindi avevamo solo, all'inizio avevamo le fake news, poi quelle fake news sono state un po' tralasciate, abbandonate, e si va a limare, a definire con più precisione il percorso. Il codice rafforzato è entrato in vigore l'anno scorso. Ecco, a questo punto noi abbiamo, questo è il quadro comunitario, il quadro euro-unitario per meglio dire, che ci deriva dall'Unione Europea. Adesso, nell'ordinamento interno, queste cose come sono state recepite? Nell'ordinamento interno, come sono state recepite queste cose? Perché non dimentichiamoci mai che quando parliamo di disinformazione, per preciso riferimento ai testi che abbiamo citati, la disinformazione va distinta dai contenuti illegali. La disinformazione non è di per sé un contenuto illegale, secondo la Commissione europea. Quindi, cosa succede quando un cittadino viene, come dire, limitato alla sua libertà? Ovviamente tutto ciò che abbiamo detto sinora vale esclusivamente per i nuovi media. Vale per gli strumenti di comunicazione e informazione online. Tutto questo non vale per la stampa, non vale per la radiotelevisione, anche se l'affermazione che ho appena fatto non è corretta, perché il nuovo testo unico della radiotelevisione, che è entrato in vigore alla fine del 2021, il TUSMA, il testo unico sui servizi, il testo unico dei servizi media audiovisivi, contiene nell'articolo 7, se non ricordo male, quello che detta i principi generali, il contrasto alla disinformazione. Quindi oggi tutti i media audiovisivi, quindi radio, televisione, sono in qualche modo sottoposti, in teoria, a questa disciplina, per così dire, a questa disciplina. Perché appunto il nuovo TUSMA introduce come valore, come principio generale, dell'ordinamento della radiotelevisione, il contrasto alla disinformazione. Quindi c'è stato un allargamento. Però questo è stato pensato per la disciplina online. Perché è considerata virale? Ecco. La base è stata considerata solo per il nuovo. Perché? Perché sì, perché alla base di tutto ciò c'è una valutazione diversa del mezzo. Alla base di tutto ciò c'è una disparità di mezzi. Sì, sì. Il cittadino che prende in mano il tablet e va sulla pagina Facebook, va su Twitter, va sul suo profilo
o semplicemente aggiorna il suo blog personale senza ricordo, è sottoposto al codice rafforzato sulla disinformazione. Il giornalista che scrive sulla carta stampata, no. La redazione della radio e televisione, no. Perché poi è anche difficile, ad esempio, io ho citato il TUSMA, che fa riferimento alla disinformazione, però la legge non definisce la disinformazione. Cioè, non c'è una legge italiana che definisce la disinformazione. E nemmeno queste sono leggi, perché sono atti di soft law. Nemmeno questi sono, non sono direttive, non sono regolamenti. Quindi oggi, vedete, i nuovi mezzi di informazione, mettiamoci nei panni del cittadino. Il cittadino vede il telegiornale e l'ordinamento lo considera un soggetto capace di intendere e di volere. Lui è capace di discernere il vero dal falso, mentre guarda il telegiornale. Non ci sono custodi sulla sua capacità di capire le informazioni che gli vengono propinate. Mezz'ora dopo spegne la televisione o la tiene di sottofondo, impugna il tablet o lo smartphone, lì è pieno di custodi. Allora lui va su Facebook ed è probabile che qualcuno gli dica: no, guarda, questo contenuto è stato rimosso perché è contrario alle policy sul Covid. Questo account, io seguivo un account, fammelo visitare. No, questo account non c'è più. È stato rimosso, è stato sospeso perché stava violando le policy di un certo tipo. Perché questo succede. Poi, certo, a tutti fa piacere che la disinformazione sia contrastata. A tutti meno al povero sventurato che in nome della lotta alla disinformazione si vede chiuso l'account. Perché chiuso da chi? Poi ci arriviamo. Chiuso da chi? Questa è la domanda giusta. Quindi noi, cioè, il quadro è questo. È un quadro anche giuridicamente non proprio. L'ordinamento, i contenuti illegali li reprime già. Se io mi metto su Facebook e voglio ricostituire le Brigate Rosse, chiaro che mi arrestano per banda armata, sovversione, i poteri dello Stato, quello che è. Quello è un contenuto illegale. A livello ordinamentale dell'Unione Europea, tutti questi documenti, tutti questi atti di indirizzo, questi atti di soft law, dicono che i contenuti di cui trattiamo vengono definiti così: contenuti legali o non illegali, per meglio dire, ma dannosi. Contenuti non illegali, ma dannosi. Dannosi a che cosa? Alla salute, alla sicurezza dell'Unione Europea, a turbare il procedimento democratico, i valori democratici. Contenuti non illegali, ma dannosi. Tant'è vero che una giurista che ha scritto un bel libretto sulla disinformazione, che ha una visione opposta dalla mia completamente, e credo che l'ho indicato anche fra le letture qui, il libretto di Silvia Sassi. Silvia Sassi dice: ma allora perché la Commissione continua a chiamarli legali o non illegali? Ma dica pure che sono illegali. E dal suo punto di vista c'ha ragione. E lei dice: la Commissione è troppo timida. Non può chiamare la disinformazione come contenuto non illegale ma dannoso. Cioè, sei dannoso, illegale. Basta, è inutile che stiamo lì. È troppo timida la Commissione. Io qualche dubbio ce l'avrei, no? Insomma, un minimo di dubbio sorge. Cioè, forse è un compromesso già abbastanza, no, è un compromesso già abbastanza avanzato quello che ha fatto la Commissione. Già abbastanza, che si espone già a critiche. E queste cose che si stanno sperimentando nel mondo dei nuovi media pongono un problema di compatibilità con il modo con cui tradizionalmente abbiamo trattato la libertà d'espressione. La lotta, il contrasto alla disinformazione pone un serio problema di rapporto con la tradizione costituzionale occidentale, sia con quella europea continentale e sia con quella americana. Tanto è vero che coloro che sono la stragrande maggioranza di giuristi che sostengono queste iniziative
sono arrivati a teorizzare nuovi paradigmi costituzionali. Cioè, costituzionalmente, come è stata trattata la libertà d'espressione delle democrazie occidentali? Le due sponde dell'Atlantico offrono due modelli diversi. Il modello statunitense è quello del primo emendamento. Il Congresso non può fare leggi che limitano la libertà religiosa e la libertà di stampa. Qualcuno, freedom of press, qualcuno dice libertà di stampa o libertà della stampa. Già questa particella può aprire o dischiudere orizzonti diversi. Gli statunitensi hanno sempre avuto il primo emendamento. E questa cosa è sacra. È sacra. E non l'articolo 21. E noi, ad esempio, in Europa abbiamo una tradizione costituzionale diversa. L'articolo 21 che deriva dal vecchio articolo 11 della dichiarazione del 79 francese. Mm-hmm. E cioè la libertà di stampa è una libertà inviolabile, salvo risponderne degli abusi stabiliti dalla legge. Sono due modelli diversi. Il modello continentale richiama subito l'abuso e la necessità della legge. Il modello americano lascia libero il cittadino. Dice, no, Congresso, tu non fare niente. Non fare niente è impossibile, perché chiaramente le norme penali ci sono, ma fai il meno possibile. Il modello continentale è invece diverso. E sono venuti fuori due ordinamenti diversi. Ad esempio, una delle differenze su cui si basa questa diversa tradizione è quella della radiotelevisione. La radiotelevisione nasce negli Stati Uniti privata. Non esiste il servizio pubblico, proprio perché nessuno può controllare il mezzo di informazione. In Europa arriviamo alla televisione privata negli anni 80 e prima ci sono i servizi pubblici statali. Ancora oggi la RAI è figlia di quella tradizione lì. Però il modello, quello dell'articolo 21, è un modello che prevede tre cose, tre punti basilari. Uno, l'espressione del cittadino non si controlla, i contenuti non si controllano. E soprattutto non si controllano prima di essere diffusi al pubblico. Questa cosa la troviamo nel comma 2 dell'articolo 21. La stampa non può essere soggetta a censura, né ad autorizzazione né a censura. Sono due istituti diversi del diritto amministrativo, però nemmeno l'autorizzazione. Quindi, primo, non si controllano i contenuti. Si controllano soprattutto prima. Tra l'altro, piccola curiosità, nell'articolo 21 della Costituzione c'è costituzionalizzata la censura. Questa è una cosa che gli studenti a volte fa scalpore, ma è costituzionalizzata per tutto ciò che non era stampa. Quindi cinema e teatro sono stati sottoposti a censura fino all'altro ieri. Il teatro fino al 2008, perché i copioni destinati ai maggiorenni, se uno voleva fare teatro, se voleva presentare in pubblico un'opera alla quale potessero partecipare anche i maggiorenni, ci doveva essere il timbro della commissione ministeriale. Anche i minorenni, intendi? Come? Anche i minorenni. Per far entrare, sì, anche i minorenni, scusate, per far accedere anche i minorenni, scusate, altrimenti se uno non presentava il copione... Per i minorenni. Non possono sentire parlare. Chi non presentava il copione voleva dire che faceva una cosa solo per maggiorenni. Certo. E quindi finiva lì. Il cinema, la riforma Franceschini del 2017, che ha modificato il sistema dei controlli preventivi. Altrimenti prima uno mandava la produzione, mandava la pellicola, la commissione la vedeva, metteva il bollino, diceva no, questo non ci piace, cambia lì, per favore. Quindi c'era la censura fino all'altro ieri. Sempre per i minorenni. Il cinema per tutto, perché c'era la commissione... Per determinare l'età della visione, c'erano i vari... Oppure anche semplicemente per valutare la pellicola. Perché la commissione ministeriale prevedeva lo psicologo, il pedagogista con gli animali. Guardavano un film e dicevano, no, senti, e questo crea anche, questa è la riforma del 62, mi pare, che venne fatta così. Prima si faceva addirittura in maniera, c'erano le leggi fasciste del 1913-19. Andreotti ha cominciato la sua carriera politica così, andava sui set cinematografici, perché era delegato dalla presidenza del Consiglio, il ministero non c'era all'inizio della Repubblica, lui era delegato della presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè De Gasperi, agli spettacoli. E quindi girava, i registi li incontravano, gli facevano, addirittura si narra di Andreotti che fa cambiare il copione. C'era una sezione del Partito Comunista
c'era una sezione del Partito Comunista in una pellicola, dice Andreotti me la fate togliere. Funzionava così. Chiusa la parentesi. Quindi, la libertà, almeno la libertà d'espressione a livello costituzionale, primo, non si controllano i contenuti, quindi non c'è la censura. Secondo, i limiti che ci sono devono essere stabiliti per legge. Ci vuole una legge, un atto avente forza di legge. Quindi non basta il regolamento del sindaco, l'ordinanza del ministro, il provvedimento della questura. No, ci vuole la legge. Terzo elemento, e deve essere un magistrato a stabilire se io ho violato la legge e se il contenuto che io ho postato, un termine che riguarda i nuovi media, se il contenuto che io ho diffuso, va bene per tutto, merita di essere cassato oppure no? E qual è la sanzione che eventualmente mi tocca? Tutti e tre questi requisiti, che sono il no al controllo sui contenuti, la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, per i nuovi media purtroppo non ci sono. Queste cose che abbiamo, la definizione di disinformazione sta in questi atti di soft law dell'Unione Europea. Dov'è la riserva di legge? Non c'è. L'Italia li ha recepiti. L'Italia li ha recepiti, c'è l'autorità garante per le comunicazioni che ha recepito queste cose e ha istituito un tavolo per le piattaforme. C'è un tavolo, un gruppo di esperti che analizzano l'informazione, analizzano i report, producono anche l'AGCOM, l'autorità garante per l'informazione, anche lì un organismo tecnico. Il Parlamento non ha detto nulla su queste cose. Cioè l'organo della rappresentanza democratica, l'organo della decisione politica, su queste cose non ha detto nulla. L'unica cosa che ha detto, ripeto, è quando nel codice della televisione ci ha messo il contrasto alla disinformazione. Quello l'ha fatto il Parlamento, anche se in via di legislazione delegata, perché ha delegato il governo a emanare il codice, però almeno quella cosa l'ha. Quindi vedete, i tre principi che sono dei capisali non valgono. Andiamo a vedere i soggetti adesso. Noi abbiamo indicato le norme, ma andiamo a vedere i soggetti. I soggetti, uno l'abbiamo citato, ad esempio l'AGCOM, l'autorità garante, ma qui quando parliamo di soggetti dobbiamo fare riferimento a questi modelli. Regolazione, co-regolamentazione e autoregolamentazione. Questi sono tre modelli di, come dire, di politica del diritto. Tre modalità con cui un regolatore può approcciarsi ad un fenomeno. Abbiamo un modello classico, quello della regolazione. Abbiamo un soggetto pubblico, poniamo il Parlamento, il governo, che decide di emanare un codice come ha fatto per la radio televisione. Quello è un modello classico di regolazione, o hard law, di regolazione classica. La legge, il decreto legislativo, il codice, il testo unico, un elemento, potrebbe essere anche di derivazione euro-unitaria, ad esempio il regolamento o la direttiva. Anche il regolamento e la direttiva sono esempi di regolazione. Di livello sovranazionale, bisogno eccetera eccetera, però sono esempi di regolazione. E modalità invece sensibilmente diverse sono quelle della co-regolamentazione o dell'autoregolamentazione. In quel caso è quella che è l'autorità, come lo vogliamo chiamare, il potere, il soggetto sovrano, lo Stato, chiamatelo come volete. In quel caso questo soggetto, il soggetto pubblico, il decisore pubblico o il decisore politico, che fa? Chiama i portatori di interesse, chiama coloro che sono coinvolti nella materia del settore che intende regolare e dice: ragazzi, c'è questo problema, ci mettiamo un po' d'accordo? Io vi dico delle cose e voi le fate, ad esempio. Quindi si apre il tavolo, la procedura, e questa è la via che è stata seguita. Oppure c'è un'altra via ancora, che è l'autoregolamentazione, in cui lo Stato, il decisore pubblico, chiama i soggetti privati e dice loro: io ho questo problema, mi serve questo e questo, fate voi.
scusate se banalizzo e brutalizzo, lo dico soprattutto per i giuristi che sono presenti e all'ascolto. Però grosso modo va così. Ecco, per il fenomeno di cui abbiamo parlato finora, cioè il contrasto alla disinformazione, la scelta fatta dalle istituzioni eurounitarie, la Commissione, è quella di puntare tutto sulla coregolamentazione e l'autoregolamentazione, un mix. E qui, quindi, chi sono questi soggetti? I soggetti sono le grandi piattaforme, i cosiddetti baroni del digitale, il GAFAM, questo acronimo che sta ad indicare Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, o Microsoft. I GAFAM sono questi baroni del digitale, questo acronimo, e questi vengono chiamati, si sono seduti a un tavolo e così è nato il codice per il contrasto alla disinformazione. Nel 2016 è nato il codice per il contrasto ai discorsi d'odio, che è il primo esempio di co-autoregolamentazione messa in atto dalle istituzioni europee, e praticamente a loro spetta il lavoro, tra virgolette, sporco di controllare chi si comporta male. Sono gli agenti che controllano la disinformazione. Quindi, se noi diffamiamo qualcuno sulla stampa, c'è un percorso. Se scriviamo qualche cosa così così, se diffamiamo qualcuno anche sul web, c'è un percorso giudiziario. Se scriviamo una notizia non vera sulla stampa, c'è al massimo diritto di rettifica. Se scriviamo una notizia non vera su Facebook, c'è Open di Mentana che verifica quella cosa. E lo verifica perché Open di Mentana ha l'accreditamento di Facebook. Questa si chiama censura privata. Giuridicamente il termine è quello, censura privata. Poi uno può dire, no, si può fare diversamente, è meglio così, sono accreditati, indipendenti, tutto quello che volete. Se no è peggio, tutto quello che volete. Però tecnicamente si chiama censura privata. O censura funzionale. Funzionale a determinati valori, determinati obiettivi. Però quella è. La ratio di questa cosa è per fare veloce. La ratio è ovviamente per fare veloce, perché non è che uno può tenere, può aspettare la giustizia. La polizia non potrebbe, credo, andare dietro a tutte le varie segnalazioni. È quello scritto che il bicarbonato cura il cancro, quell'altro ha messo che mi posso lavare i capelli, cioè non lo so. Però, certo, la ratio è quella della velocità, dell'ambiente, dell'eco ambiente, l'ambiente, come si dice, l'ambiente digitale deve essere pulito, corretto, eccetera, eccetera, la razza è quella. I metodi sono questi. Io su questo non lo so, perché però immagino di sì, perché sono enti, associazioni che vengono accreditate, saranno riconosciute. È il famoso fact-checking, no? E cosa è la professione del fact-checking o dello spione? Cioè, a Open, cioè, perché poi dopo si finisce perché sono delle persone. Cioè, David Puente lavora Open, e siccome David Puente è il fact-checker più famoso d'Italia, Facebook ha deciso di accreditarlo, punto. È solo per quello che Open ha ottenuto l'accreditamento, perché non è certo Mentana che fa il fact-checking. Molte volte poi queste cose non vengono nemmeno gestite da persone, perché vanno in automatico con i bot, come sapete. Ma vanno in automatico. La disinformazione la fa un giornalista sull'account Facebook del suo giornale, arriva David Puente, oppure sì. Quindi se scrive una cosa disinformativa sul giornale, David Puente non può cifrarlo, cioè bisogna denunciarlo. Invece se è sull'account Facebook del giornale, viene sanzionato. In ogni caso potrebbe dire, io riproduco l'articolo del giornale, quindi sono coperto dall'altro. Quindi non è questione se il giornalista è l'autore della disinformazione, è questione della piattaforma dove finisce. Il contenuto che non va. Quindi non è che la stampa ha un salvacondotto che può dire quello che vuole. Semplicemente perché la stampa non viene controllata. Non esiste il fact checker sui giornali cartacei. Esiste un giornale della pubblicazione online. In quel caso la riproduzione online credo che vuole avere. E qui parliamo delle grandi piattaforme,
Quindi no, i giornali. Però i giornali non vengono pubblicati sulle grandi piattaforme. Potrebbe, è un problema. Ci sono casi, ci sono sentenze della Corte di Giustizia anche su quello. Questi giornali vengono linkati sui e possono essere censurate per questa ragione qua. Perché è stato messo un link su un account di Facebook. Cioè, Facebook ha oscurato un video di un'audizione al Senato. I senatori hanno ascoltato una persona per un quarto d'ora al Senato della Repubblica. Quel video lì è stato caricato su Facebook e la piattaforma ha messo, questo non si può vedere perché immaginate qual era l'argomento, non lo dico a me, era il professor Agamben, quindi i senatori hanno potuto vedere Agamben, uno dei filosofi italiani più importanti, lasciamo perdere il merito di quello che ha detto, però un filosofo, l'utente di Facebook non l'ha potuto vedere. C'era scritto che quella cosa non andava bene con le politiche di quelle, eccetera, eccetera. E poi c'è anche tutto un ragionamento lì. Ma allora perché loro possono fare questa cosa? Perché di loro sono compagnie private. Allora, qual è lo statuto giuridico di queste grandi piattaforme? E questo è importante. Perché allora noi prima di aprire un account sottoscriviamo una policy. E queste policy nel corso degli anni si sono fatte più attente. Magari una volta serviva semplicemente una mail e poco più. Adesso invece devi cliccare che hai letto, che non puoi mettere discorsi d'odio, che non puoi fare quello, non puoi fare quell'altro, devi rispettare i codici sulla disinformazione, eccetera, eccetera. Quindi, volendo, siamo volontariamente sottoposti a questa censura. Ci siamo volontariamente assoggettati al loro potere. Noi abbiamo cliccato di sì nelle clausole contrattuali. Quindi è come se uno va a casa di un altro e attacca un post-it nel frigo. Ho scritto viva Juve, quello è interista, dice cosa vuoi a casa mia? Te lo levo. La stessa cosa non è il parco pubblico. Al parco pubblico, se trovo una bacheca e scrivo viva Juve, nessuno può arrivare e togliere, quella bacheca è mia. Bisogna vedere la configurazione giuridica, però non c'è una risposta a questo. C'è, vabbè, tra i costituzionalisti la risposta non c'è. Io ho letto anche altro, tra i costituzionalisti siamo ancora così, miagoliamo nel buio. Non siamo certi qual è la veste che assumono giuridicamente queste grandi piattaforme. Se sono dei public forum, come riferimento alla giurisprudenza della dottrina americana, oppure sono semplicemente delle compagnie private e quindi scattano altre cose. Comunque, ciò nonostante, a prescindere dalla configurazione giuridica di questa, della natura delle grandi piattaforme, va anche detto che nella tradizione costituzionale europea c'è una formula tedesca, la Drittwirkung, che significa che i diritti fondamentali valgono anche nei rapporti fra privati. Quindi se io sono ospite a casa di qualcun altro, non cesso di avere dei diritti costituzionali. Quindi è vero che io ho sottoscritto quella policy e mi sono assoggettato a quella determinata pratica, per cui so che i miei post saranno controllati, possono essere eliminati, rimossi, se faccio determinate cose. Però è anche vero che io nell'articolo 21 me lo porto sempre dietro. Anche in quei casi. Io la porto sempre dietro perché è il diritto di cittadinanza. Questa cosa vale meno negli Stati Uniti, dove il privato può dirti no, a meno che non è un attore pubblico. Se è un attore pubblico, no. Se agisce come attore pubblico, no. È costretto in qualche modo a tenere conto del primo emendamento. Se invece è semplicemente un soggetto privato che dice, no, guarda, a me questa cosa non piace, non la gradisco, e quindi la può togliere liberamente. Però questo è il punto. E tutta questa cosa si regge, adesso voglio andare dai filosofi perché io amo anche i filosofi, e tutta questa cosa si legge su un recupero della funzione di verità. Cioè quello che teoricamente sta sotto, i giuristi spesso non capiscono, o fanno finta di non capire, che non vogliono capire, non vedono bene. E questa cosa si fonda su una riscoperta della funzione di verità nel dibattito pubblico. Ad esempio qui c'è una
Franca D'Agostini, che insegna i lavori, che ha scritto in tempi non sospetti, nel 2016, un bellissimo articolo sulla rivista Biblioteca della Libertà, di orientamento liberale, in cui lei coraggiosamente teorizzava dei diritti aletici, i diritti di verità. Nella sfera pubblica ci dovrebbero essere dei diritti aletici. Quindi, il giornalista, lo scienziato, l'opinionista, ma diciamo anche il quis pro populo, il cittadino, tutte le volte che si appresta ad intervenire nella sfera pubblica, deve in qualche modo rispettare dei determinati parametri di verità. Ovviamente lei è stata membro dell'insegnamento di Gianni Vattimo, che già alla fine degli anni 90 diceva addio verità. Come dire, la verità è un concetto che ce lo siamo giocati. Postmoderno era basato sostanzialmente su questo, addio alla verità metafisica. No? Invece, dopo una grandissima auge di postmoderno, relativismo, tutto interpretazione, non esistono gatti ma solo interpretazioni, eccetera, eccetera, a un certo momento si riscopre nella sfera pubblica la funzione di verità, che serve, guarda caso, solo ed esclusivamente alla informazione online, alle comunicazioni online. Siamo arrivati a sostenere tutto, il contrario di tutto, però la funzione di verità torna in auge. Solo che dal punto di vista del diritto, e specie del diritto costituzionale, introdurre la funzione di verità nel dibattito, nella sfera pubblica, non solo per ciò che riguarda l'esercizio concreto della libertà d'espressione, ma per quanto riguarda l'idea stessa del diritto, è assolutamente problematico, se non addirittura controproducente. Come si fa? Cioè, il diritto moderno nasce con la emancipazione dall'idea della verità. C'era scritto Thomas Hobbes nel Leviathan nel 1651. Autoritas, non veritas, facit legem. Cioè, questo è il principio della sovranità moderna. È il principio della laicità dello Stato, della sovranità moderna, del diritto moderno. Poi, non che la verità non conti, perché poi Hobbes scrive anche Jesus Christ, la verità, quindi si concentra sulla religione, eccetera, eccetera. Ma quella è la base del diritto moderno. Riconnettere il filo tra diritto e verità, tra libertà d'espressione e verità, secondo me è peggio del male che si vuole curare. È controproducente. Veramente è un controproducente. Io ho l'impressione che questo dibattito sulle fake news, sulla disinformazione, sia secondo me un poco esagerato. È stato ingigantito un problema, forse anche per togliere una veste ideologica e accreditarlo con una veste scientifica. In fin dei conti potrebbe essere benissimo, come si diceva all'inizio, un conflitto di egemonia fra vecchi e nuovi media, fra vecchi e nuovi soggetti, fra i vecchi e nuovi padroni dell'informazione. Non c'è bisogno di rispolverare cose come... Alla fine il rischio è il Ministero della Verità di Orwelliana memoria. C'è un'autorità che non è più nemmeno pubblica, è un'autorità fatta da piattaforme, da soggetti privati, che operano col profitto e che... Chi reputa i reputatori? Chi accredita gli accreditatori? No? Chi accredita gli accreditatori? C'è sempre una domanda e poi alla fine chi decide? Dietro c'è sempre una decisione politica, un conflitto politico. Per cui secondo me, io credo che questa battaglia insomma, rischia di portare il diritto su delle secche che sono le secche della morale, di moralizzare il dibattito. Tu sei buono, tu sei cattivo, tu dici il vero, tu dici il falso. Una contaminazione fra diritto e morale che non è, secondo me, per niente virtuosa. Stiamo cercando di moralizzare ciò che non può essere moralizzato. Il mondo dei media, come dice Maurizio Ferrari, vogliamo moralizzare l'economia quando si tratta invece di economizzare la morale. Ma facciamoci pagare da queste piattaforme. Lavoriamo per loro tutto il santo giorno. Facciamo i bancari, gli agenti di turismo, gli agenti di assicurazione. Quante cose facciamo con le piattaforme?
facciamoci pagare, caccino fuori soldi, secondo me, ma veramente il caso è che diventano risorse del welfare, più che sceglierli come soggetti censori a cui affidare poteri di controllo su ciò che dice quello e quell'altro. Non è una situazione, non è una situazione agevole. La pandemia ha peggiorato le cose. È che siamo prigionieri di piattaforme private perché non c'è stata concorrenza, non c'è libero mercato, non ci sono piattaforme alternative. Però il paradosso se ci fossero piattaforme alternative, non esatto, ci fosse un monopolio di piattaforme, esatto. Allora, il problema non ci sarebbe. Allora la trasparenza è appunto chi sono, come si muovono. Che è del tutto però assente, no? Esatto. La trasparenza prima di tutto, sapere chi, il problema è il mezzo, non chi tanto chi lo usa. Trasparenza, pluralismo se possibile. Se fosse possibile il pluralismo, è difficilissimo introdurre il pluralismo, ma il pluralismo sarebbe necessario. Cioè spezzettare questi grandi monopoli, questi grandi soggetti, come veniva appunto detto. Perché così, però anche il discorso pubblico a volte oscilla, perché da un lato si dice ah, questi soggetti hanno troppo potere, poi si dice, si passa all'analisi dei fenomeni, le fake news, i discorsi d'odio, tutte queste cose brutte, e la conclusione qual è? Diamogli più potere. È così. È quello che è successo ad esempio col Digital Service Act, che questo è un regolamento dell'Unione Europea, torniamo, regolamento dell'Unione Europea che entrerà in vigore fra poco, credo nel 2024, che rende ancora più proceduralizzato, se posso usare questo termine, rende ancora più complicato il percorso con cui le piattaforme digitali trattano tutti i servizi, tutti noi, non si parla solo di disinformazione. E questo lì non c'è ancora una definizione di disinformazione, perché viene definito il contenuto illegale, ma non la disinformazione. Quindi vedete, ancora con la disinformazione siamo fermi ai documenti del 2020. Però queste piattaforme, col Digital Service Act, vengono affidate ulteriori poteri. Perché? Perché non gli si vuole rendere responsabili, occhio. Il principio è quello, il principio cardine della legislazione precedente, che è del 2000, era la neutralità. Quindi le piattaforme non sono responsabili per ciò che viene fatto dagli utenti. Certo, se poi arriva la polizia e dice guarda, quello vende le borse taroccate di Louis Vuitton, chiudi il profilo eBay, la piattaforma si deve attivare. Però il principio era quello della neutralità e della irresponsabilità. Adesso la legislazione sta virando verso un nuovo modello che è quello di responsabilizzazione. Quindi è vero che non sono responsabili per ciò che viene pubblicato dagli utenti, però devono controllare, verificare, ogni 6 mesi fare il report di ciò che succede sui contenuti illegali, le frodi, il terrorismo, la disinformazione. E se non lo fanno vengono penalizzati monetariamente. A quel punto, nel dubbio, voi cosa fareste? Intervenite o no? Io interverrei. Se non intervengo, rischio di beccarmi una sanzione e di perdere qualche soldino. Nel dubbio, censuro o non censuro? Forse censuro. Però questa è la logica. Noi ci stiamo con la co-regolamentazione affidando a loro. E, non so, questo è il quadro. Io ho delle perplessità, ho delle critiche su questa cosa. Poi probabilmente non si può fare altro, non si può fare meglio, sono le vie necessarie, eccetera, eccetera. Però almeno il compito dello studioso, anche di uno modesto come me, è quello comunque di evidenziare le criticità, evidenziare i problemi. E io ripeto, con questo concludo, io credo che la disciplina dei nuovi media rischia di turbare ciò, la modalità, ciò che chiamiamo tradizione costituzionale. Rischia di vulnerare, di turbare ciò che tradizionalmente ciò che tradizionalmente il costituzionalismo ha considerato come libertà d'espressione, i capisaldi della libertà d'espressione. Poi ciò, vi ripeto, può essere necessario per salvaguardare un bene più alto, un valore più alto, una civiltà più alta, io su questo non voglio discutere.
però sicuramente delle criticità ci sono. Quel modello costituzionale forse, e tant'è vero che gli studiosi lo dicono, poi magari nel dibattito possiamo anche entrare nel merito, cioè, vengono teorizzati nuovi costituzionalismi, il costituzionalismo digitale, il costituzionalismo societario, il costituzionalismo dei valori, insomma, vengono, sono nuovi modelli, costituzionalismo del protagonismo delle corti, cioè, magari è quello, è il progresso, è ciò che succede, è il superamento di un ordine giuridico, tanto il diritto è un fenomeno storico, e quindi come tutti i fenomeni storici può essere superato. Magari quella tradizione lì non va più bene, sarà destinata ad essere sostituita con un nuovo modo di concepire le libertà individuali. Però i problemi ci sono e sicuramente, secondo me, vanno evidenziati. Va bene, io questa mia parte direi che grazie per l'attenzione. Io non ho la funzione solo di moderare, ma ci sono appunto qua degli studiosi di diritto, ci sono filosofi che sono stati chiamati in causa, quindi in realtà do la parola a voi, no, per interloquire con il nostro invitato. Sì, io interloquisco molto volentieri, anche perché ho letto il libro e è un tema che è un libro da cui ho imparato moltissimo, perché io, vabbè, rientro nella categoria dei giuristi, diciamo così, però mi sono occupato molto di proprietà intellettuale, di diritto d'autore, siamo arrivato alla questione di internet da quella via. E ultimamente mi sto occupando appunto di piattaforme, di regolamentazione delle piattaforme, così via, e anche di censura online. Quindi, diciamo, dal tuo libro ho veramente imparato moltissimo, è un tema che presenta molti lati. E io vorrei però farti una domanda non sulla questione giuridica che tu hai presentato in maniera veramente esemplare nella tua presentazione oggi. Il fatto che comunque si tratta c'è una sostituzione della forza di legge, comunque di attica con forza di legge, vengono sostituiti con questi atti di tipo soft law che poi hanno una forza semplicemente perché vengono poi implementate dalle piattaforme che sono quelle che gestiscono poi. Però c'è, diciamo, un elefante nella stanza, né, in tutto questo discorso, che è il fatto che in realtà però c'è una precisa agenda politica che viene messa poi in atto da queste piattaforme, da questo tipo di regolamentazione. Quindi non è soltanto un effetto, no, a cascata di cosa si parte con le fake news, ci si preoccupa per i contenuti d'odio, ci si preoccupa giustamente per i contenuti inappropriati per certe età, i contenuti che istigano suicidio, tutte queste discussioni, poi dopo si arriva a poco, non si sa come, alle piattaforme che censurano invece qualunque espressione. Ecco, questo è una parte della storia, ma un'altra parte della storia è che invece c'è una precisa agenda politica dietro questo movimento. Dietro questo processo, a questi processi. È un'agenda politica che è partita con la pandemia, con il fatto di silenziare qualunque voce dissidente, e dissidente non intendo il Novax cospirazionista, intendo dissidente rispetto a cose di cui nella comunità scientifica si ragiona, si discute, cioè quindi l'efficacia di certe politiche e così via. Per arrivare poi dopo con la guerra al silenziamento di qualunque voce dissenziente rispetto all'unica diciamo linea europea nazionale della prosecuzione della guerra a qualunque costo e così via. Quindi, allora, mi pare che questo sia però una cosa molto, molto presente e che da parte delle piattaforme ci sia comunque un accordo di questo tipo, cioè noi
censuriamo tutto quello che volete, se ci lasciate in pace sulle, sulle questioni di antitrust, sulle questioni di, come dicevi, spezzettare il potere. E quindi, adesso senza fare il cospirazionista a mia volta, mi pare che tutto questo sistema si regga su questo invisibile accordo, no? Da un lato noi ti, cominciamo dall'America, no? Tutto il contenuto che ha a che fare con Donald Trump lo censuriamo, qui in Europa tutto quello che ha a che fare con una critica alle politiche europee, però in cambio non ci tassate, non so, quindi così volevo magari un po' un tuo commento su questo, su questa visione complottista. Io sono completamente d'accordo. Cioè, vabbè, insomma, ho cercato, come dire, in sede scientifica di non evitare di parlare di agenda politica, però sono assolutamente d'accordo, è così. Cioè, il stato dell'informazione è pessimo. L'informazione, quella dei media tradizionali, vive una stagione di conformismo impressionante, secondo me. Io non ricordo una stagione di conformismo tale nel mondo dell'informazione. In Italia soprattutto, ma credo che anche il resto d'Europa è così, c'è un appiattimento di idee dominanti impressionante. L'informazione era il cane da guardia della democrazia, cioè quello che continuamente abbaiava e insidiava il potere. Oggi l'informazione è il barboncino da salotto del potere, cioè è veramente un soggetto ammaestrato, addomesticato, a cui veramente si fanno fare i giri sul tappeto con il biscottino. Lo stato dell'informazione, e l'unico spazio che rimaneva in qualche modo era quello dei nuovi media, che sfuggiva alle redazioni, a quella cosa che si chiama mainstream, o quella cosa che si chiamano poteri forti, che non si vedono ma ci sono, si sa che ci sono. E i nuovi media sfuggivano a questa cosa, rimanevano fuori, rimanevano incontrollabili, incontrollati. Invece anche loro sono finiti nella rete, in queste maglie di controllo che sono rappresentate da questi poteri delegati alle piattaforme. La rete ha vissuto la stagione, all'inizio era la promessa di anarchia. La rete sarebbe stata la libertà, niente monopolisti, solo individui, la nuova agorà, eccetera, eccetera. Beh, piano piano si è trasformata veramente in un luogo di potere assoluto, veramente i baroni del digitale, i GAFAM che citavamo prima. Qui c'è il problema della democrazia, che è l'altro corno del mio testo, che abbiamo lasciato un pochino da parte. Perché la libertà d'espressione vive se c'è la democrazia e viceversa. Anzi, è il contrario. La libertà d'espressione è il presupposto della democrazia. Senza la libertà d'espressione non c'è la democrazia. E oggi ci sono appunto tendenze, non solo, come dire, immediatamente politiche, sono tendenze che vengono anche teorizzate nelle sedi scientifiche. Crisi della democrazia, il populismo, cioè la democrazia gode di una pessima salute, gode anche di una... Insomma, ogni tanto si sente qualcuno dice, ma mettiamo un test per votare. Stiamo tornando al suffragio ristretto rispetto al suffragio universale. E questa sfiducia nei confronti dei nuovi media, che nel mio libro chiamo, sono tre pessimismi. Cioè il pessimismo tecnologico, per cui oddio, i nuovi media sono pericolosi, quando danno la voce magari ai soggetti sgraditi. C'è un pessimismo antropologico, ma gli individui poverini hanno bisogno di essere tutelati, perché come dicevamo prima, appena spengono il TG7 e vanno al tablet, diventano preda di chissà quali orchi.
E poi c'è anche il pessimismo democratico, per cui tutto sommato questa democrazia ha bisogno di essere tutelata perché non funziona. Questo è un po' anche l'atteggiamento che ha l'Unione Europea, un atteggiamento paternalistico. E non è che tutte le opinioni vanno bene, no, vanno bene, alcune sono meglio di altre. E nel contrasto alla libertà d'espressione c'è proprio il contrasto alla, a quest'idea radicale della democrazia, che è incompatibile con la verità di cui parlavamo prima. Perché la democrazia è ugualmente nemica della verità. Può essere, la verità può essere un carburante della democrazia, ma la democrazia non può coincidere con la verità. La democrazia è autonomia di una comunità che decide. La democrazia è, come ha insegnato Hans Kelsen, il popolo che sceglie di condannare Gesù, o quel collegio decisoriale che decide di condannare Gesù. Poi il primo esempio di democrazia, il primo referendum della storia, è un referendum tragico. Il corpo elettorale ha sbagliato, ha mandato a morte la verità. Pure quella è la democrazia. E Kelsen dice, se qualcuno non è d'accordo con questo metodo, deve avere la stessa forza che aveva Gesù all'epoca. Se qualcuno oggi vuole mettere la verità, perché la verità è, è il revolver che uno mette sul tavolo, no? La docente della sfera pubblica, se uno tira fuori la verità, è come uno tira fuori la P38 e la mette sul tavolo. Quella è la verità. E chi è che si azzarda a parlare? E dice Kelsen, se voi volete sostituire al relativismo un sistema assolutistico basato sulla verità, dovete avere la forza spirituale che aveva Gesù all'epoca. Voi vi sentite come Gesù? C'è qualcuno che oggi si sente come Gesù? Forse l'Unione Europea, per come si comporta. Però sostituire la democrazia con la verità è un procedimento rischioso, pericolosissimo, perché si negano le radici scettiche, relativistiche, che sono la base costitutiva della democrazia moderna, dello Stato moderno, del laicismo moderno. Hannah Arendt ha scritto questo libretto Verità e politica, che viene citato adesso da tutti questi qua che sostengono che uno non può, che bisogna reprimere le fake news, eccetera. Allora dico, Hannah Arendt l'ha detto, cioè, verità e politica, eccetera. A parte che lei si riferiva ad una cosa in particolare, che era chiaramente il negazionismo dell'Olocausto. Però anche lei in questo libretto parla di fatti, distingue l'opinione dal fatto. Oggi nel dibattito pubblico come si fa a distinguere un fatto da un'opinione? Cioè, la stragrande maggioranza dei discorsi che noi facciamo sono discorsi che non sono apofantici, non sono già dimostrati. Quando parliamo di valori, di regole, di leggi, non parliamo mica degli elementi primitivi che costituiscono la realtà. Questa è la sedia, questo è il tavolo. Questo è un fatto. Ma le politiche di austerità servono a risanare i bilanci e a far prosperare le nazioni. Questo è un fatto o è un'opinione? Poi c'è sempre il rifugio delle evidenze scientifiche del momento, che lo lasciamo perdere. Però è difficile distinguere il fatto dall'opinione. Perché sul Covid, tanto per dirne una, all'inizio le piattaforme censuravano chi scrivesse che il Covid era in origine di era originato da un laboratorio. Cioè proprio ti lo toglievano. Adesso è la verità ufficiale. Adesso è la verità ufficiale. Questa è diventata la verità. Questa è anche la più cinese. Questa è la verità ufficiale. Appena l'autorità americana ha detto questa cosa, l'AIFA, qualcuno l'ha ripetuto, eccetera, eccetera, adesso questa cosa è diventata la verità ufficiale. Allora, ciò che non andava bene 2 anni fa, improvvisamente va bene adesso perché lo dicono le autorità ufficiali. Ma nel mondo del diritto questa cosa veramente io sono scoraggiato perché è dominante. L'altro giorno leggevo un contributo di un giovane giurista, praticamente diceva: abbiamo raggiunto 2 verità ordinamentali. Verità ordinamentali. Uno può essere un principio ordinamentale. Abbiamo raggiunto 2 verità ordinamentali. Una, che i vaccini fanno bene. 2, che i discorsi antiscientifici vanno tacciati, vanno chiusi, vanno censurati. E lo argomentava con il riferimento ad una norma del codice penale fascista
che è la norma che vieta la divulgazione di notizie false e tendenziose se turbano l'ordine pubblico. Cioè, praticamente nel 2023 associare la libertà d'espressione, cioè il revival del limite dell'ordine pubblico alla libertà d'espressione, è una roba che secondo me è il fallimento di una generazione di studiosi. Secondo me. Nel 2023 tiri fuori una norma minore del codice penale e proprio l'ordine pubblico. Quando tu c'è tutta una letteratura, una giurisprudenza che ha sempre considerato l'ordine pubblico, peraltro con sospetto. Cioè l'ordine pubblico è tu fai il volantino, sei il sindacalista e dici ragazzi scendiamo in piazza per difendere, no? Arriva la questura e dice no, no, e tu scendi in piazza. E l'ordine pubblico? L'ordine pubblico è il rifugio delle canaglie, se posso dire questa cosa forte. Prego. No, volevo dire una cosa, che tutto questo mi trova d'accordo. Vorrei essere un po' meno pessimista, nel senso che comunque sia le informazioni si trovano sempre e grazie a internet ci sono dovunque. Il vero problema secondo me è che il mondo dell'informazione tra virgolette tradizionale che pubblica informazioni discordanti, perché le opinioni vengono accettate sui giornali, le opinioni alternative tra virgolette rispetto alla mainstream vengono pubblicate. Il problema è che sono tutte dietro paywall e quindi quando parliamo di democrazia, all'inizio internet era accessibile, cioè era l'accesso alla conoscenza gratuito per tutti, quindi si pensava a internet come questo grande strumento democratico che avrebbe democratizzato l'informazione perché la rendeva accessibile a tutti. E adesso il dramma è che con il problema che i giornali stanno tutti fallendo e quindi hanno bisogno di farsi pagare, hanno messo questi paywall come l'ultimo disperato tentativo per sopravvivere, non c'è più l'accesso all'informazione, quindi questi articoli, diciamo, alternativi che vengono pubblicati sui giornali, perché i giornali cercano di essere democratici, di pubblicare le notizie, perché io so, la stampa, che è il giornale più mainstream di tutti, ha pubblicato regolarmente opinioni alternative, a partire dal nostro filosofo, simpatico filosofo veneto, che è sempre in televisione, dalla Gruber, che voglio dire, ha sempre detto che... No? Cacciari. Ha sempre detto cose, diciamo, controcorrente. Però lui è dappertutto, cioè è presente, ma i suoi articoli non si possono leggere se non paghi. Quindi o guardi anche tu la Gruber e lo vedi, oppure non leggi i suoi articoli. E la maggior parte della gente non accede all'informazione a pagamento. Questo è successo, secondo i giornali, per colpa dei GAFAM, che hanno piattaforme più belle, più appetibili di quelle dei giornali, quindi la gente è andata là e la pubblicità si è trasferita là e i giornali non hanno più un modello di business e quindi devono per forza mettere i paywall. Però di fatto questo problema va risolto, perché se l'informazione sarà sempre dietro paywall, non la leggerà una piccola elite. L'elite che accede, cioè domani un giornale piccolo, però pubblica un sacco di articoli, diciamo, controversi sulla guerra, controversi rispetto al mainstream. Non è vero che non li pubblica. Hanno fatto, cioè, ci sono, potrei fare nomi e cognomi di giornalisti che scrivono cose assolutamente interessanti e scomode che rispetto al mainstream. Però il problema è che dietro paywall non è visibile, ma c'è quell'informazione. Se uno la cerca, c'è, la trova. E la trovi sui social ovviamente tantissimo, fuori per fortuna, poi ci sono i leaks per cui escono lo stesso, le opinioni per fortuna dai paywall si trovano, però certo è più difficoltoso trovarlo. Quello che volevo dire è che abbiamo un problema che secondo me è proprio economico, di modelli, di business per fare in modo che la libertà di espressione emerga. Alla fine serve un modello di business. E quindi ci vuole un economista che trovi la soluzione, perché che non è solo per i giornali, è in generale proprio per tutto questo impianto per cui la conoscenza online, cioè, guardiamo anche le cose, i paper accademici, sono tutti dietro, cioè Aaron Swartz è morto suicida perché aveva liberato la conoscenza, no? Con Tor, e aveva reso tutti i documenti liberi dell'MIT, però voglio dire, ci vogliono tanti altri Aaron Swartz che facciano questo, che hackerino internet, che la riaprano al pubblico, perché internet è diventata tutta privatizzata. Cioè, e siamo tutti sottomessi a questa regola del pagamento. Cioè, questa è una cosa, è un grosso blocco, secondo me.
C'era anche la filosofia. Sì, grazie. Io avrei, ho segnato molte cose, quindi non so, interrompetemi. No, la prima, grazie comunque del libro, non l'ho letto e insomma lo prenderò, avrò modo di leggerlo. Quindi diciamo i miei commenti sono diciamo in relazione a quello che lei ha detto oggi pomeriggio qui. La prima, diciamo, da filosofa, questione per me problematica da comprendere, soprattutto quando lei ha dato la tassonomia dei diversi modi in cui oggi possiamo parlare di fake news, non si parla più di fake news, ma insomma tutta la diversa classificazione tassonomia che ha detto, è come stabilire il carattere intenzionale di chi fa disinformazione, no? Da filosofa la questione di come si stabilisce l'intenzionalità, soprattutto cioè se io appunto sono una giornalista e scrivo un articolo che lo firmo, che come dire, che in qualche modo, come dire, la maternità in questo caso, o la paternità di quello che è scritto, no, come dire, è più semplice anche da tracciare, è un caso diverso dal fatto da come dire il caso in cui tante informazioni vengono appunto condivise, diffuse attraverso dei mezzi diversi, come appunto quello delle piattaforme, eccetera, eccetera. Quindi il carattere intenzionale, anche da un punto di vista morale, stabilire che cos'è che determina, come dire riconoscere, come stabilire il carattere intenzionale quando appunto volontariamente io sto appunto diffondendo informazioni false appunto con lo scopo di lucro, di insomma ingannare intenzionalmente, secondo me almeno la trovo intrigante, no? E soprattutto mi pare che poi nella diversa tassonomia, se non stabiliamo che cosa intendiamo per intenzionale, è un po' difficile capire quando si tratta di contenuto diciamo falso che ho intenzionalmente diffuso per ingannare, o caso dovremmo chiedere al fact checker consapevole, cioè no, nel senso che poi chiaramente se uno c'ha l'account tutte quelle zone grigie per cui come fai a dire che certo. No, è davvero intenzionale, quindi la nozione di intenzione, poi nozione su cui la filosofia ha scritto tantissimo, è interessante questa tassonomia sulla questione diciamo della verità. Anche qui avrei tante cose da dire e partirei dal fatto che in generale, come insomma sapete meglio di me, molti hanno sottolineato che in generale il problema delle fake news non è un problema nuovo, no? Non è affatto un problema, ma ci sono appunto, mi pare anche in un libro che lei cita qua, di Fabio Paglieri, sì. La disinformazione felice, dove insomma ha ricostruito anche, no, dei casi interessanti, storici, no, di disinformazione in periodi diciamo molto lontani, dove non c'era certamente né la televisione, né la radio, né appunto internet. E quindi, come dire, non è un fenomeno nuovo quella della disinformazione, è qualcosa che è sempre esistito. Qual è il problema? Il problema è che sembra che oggi questo faccia molti più danni. Cioè, la preoccupazione sembra essere questa, no? E perché fa più danni? Diciamo, qual è? Diciamo, il fatto che faccia più danni non è tanto soltanto legato alla questione del mezzo con cui la disinformazione, no, può essere, come dire, diffusa, ma perché se, diciamo, è cambiato l'ambito, diciamo, della conoscenza sensibile, potremmo dire così, è molto difficile con la mole di informazioni che noi quotidianamente attraverso i nostri dispositivi, no, possiamo, come dire, possiamo ottenere, stabilire una distinzione tra quella che è, diciamo, conoscenza sensibile e conoscenza vera. C'è un problema platonico, la differenza tra opinione e conoscenza, tra doxa e episteme. E lì, diciamo, il problema più importante. E, quindi questo. E sulla questione della verità e della libertà di espressione. Una relazione estremamente complessa, perché prima bisogna capire che cosa si intende per verità, no? Quindi lei ha fatto riferimento a tutto il dibattito che c'è stato in Italia, no? Su una certa prospettiva filosofica, no? Che per tanto tempo ha rivendicato la posizione per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni, però è vero che la filosofia, la nozione di verità, non si è mai dimenticata, cioè
contemporaneamente c'era una filosofia soprattutto analitica, logica, la filosofia della scienza. Faccio un esempio che lavorava sulle nozioni di Taschi, di verità, dove la verità è intesa come corrispondenza dei fatti, ci hanno scritto, come dire, delle teorie importanti. Quindi, come definiamo la verità? Che cos'è la verità? La corrispondenza ai fatti? È questo? E che rapporto c'è se intendiamo la verità intesa come corrispondenza ai fatti con la libertà di espressione, no? È complicato, è molto complicato, no? Perché appunto uno potrebbe dire, oh, Berlusconi era libero di dire che lui credeva che Ruby non fosse appunto minorenne, anche se quel fatto non è vero, ce l'aveva questa libertà di dirlo, e noi possiamo avere la libertà di credere o di affermare che nonostante il processo sia andato in un certo modo e Berlusconi avesse detto delle cose, riteniamo appunto che lui sapesse che di fatto non era, come dire, minorenne, no? Però appunto questa è una distinzione tra la realtà che è stabilita dai fatti, cioè magari noi potremmo effettivamente magari non avere nessuna evidenza del fatto che lui sapesse o meno che fosse davvero minorenne, ma quella è la verità stessa come corrispondenza ai fatti. Questo fatto è vero o non è vero? C'è solo una risposta, o è vero o non è vero, no? Invece il mondo, come dire, dell'opinione è un'altra roba che non necessariamente ha a che fare con la conoscenza dei fatti. No? Quindi sono d'accordo di schiacciare l'idea appunto della conoscenza come, cioè l'opinione, no? La conoscenza come dire sensibile sulla verità come corrispondenza ai fatti è problematico, perché appunto dipende di che cosa stiamo parlando, insomma. Quindi, cioè, no, non so, magari sono stata un po' confusa, però l'idea è che da filosofa mi sento di dire che appunto la definizione poi di alcune nozioni che andiamo a utilizzare diventa, come dire, determinante per capire da che parte stiamo, oppure come definire certi, come interpretare o comprendere certi fenomeni, insomma, ecco. E quindi sul fatto che la democrazia coincida con la verità dipende da che nozione ci abbiamo di verità o appunto oppure dovremmo censurare appunto il fatto che qualcuno abbia un'opinione che non corrisponda ai fatti, però la corrispondenza ai fatti ha più che fare con, come dire, l'ambito della conoscenza, infatti, non, certo, l'ambito dell'opinione, infatti, che è una cosa diversa. Cioè, io chiaramente ho evocato delle categorie filosofiche perché mi servivano, perché i giuristi spesso non le evocano, però un conto è il mondo della conoscenza, l'epistemologia, dove lì il rapporto fra ciò che viene detto, scritto, l'opinione e la verità deve essere un rapporto chiaramente diretto, cioè proprio senza filtri. Ma quando passiamo al mondo del diritto, e ciò vale sia per ad esempio per il legislatore, ma vale per gli interpreti del diritto, vale anche per la costituzione stessa del diritto moderno, il rapporto fra la verità non può essere quello della conoscenza. Deve essere molto, molto mediato e diluito. Questo lo dice anche Kelsen nella teoria pura del diritto. E soprattutto applicato a posteriori, perché cioè, tu dici una cosa opinabile, mettiamoci a ragionare, vediamo se hai detto il vero, cioè, ma dopo che l'hai detto. Perché se invece io ti impedisco di dirlo e di farlo sapere agli altri, certo. Allora lì, cioè, costitutivamente il rapporto, quello vale per la conoscenza, lì allora veramente la verità, quale tipo di verità, ma quando parliamo, ci spostiamo sul terreno della democrazia, anche su quello del diritto, uno dei cardini, ad esempio, della procedura penale è che il provvedimento finale, la sentenza, si dice che pro veritate abitur, fa le vesti della verità. Quindi ogni provvedimento giuridico riconosce in sé una certa provvisorietà. La sentenza non è la verità dei fatti, è la verità del procedimento. Quindi non c'è più il problema di dire la Berlusconi sapeva. No, noi vediamo se Berlusconi è o no responsabile di quella cosa. Ma non ci interessa più sapere quella cosa, la cognitiva, psicologica, qual era il suo... No. Cioè, quella lì diventa la verità diventa quella. Se non è la verità di fatto, pazienza. Però la verità è... Era quello che ti volevo dire. La verità diventa... Sarebbe pericoloso rimettere un... insomma, diventa di nuovo una teologia.
se dipende una teologia. Oggi c'è una teologia diversa, che non è più quella religiosa, è diventata una teologia moralistica. Non può dire una cosa che non è gradita. Oggi veramente siamo veramente in un ambito quasi teologico, ma non quello teologico da cui si sono emancipati i moderni, dicendo che c'è la laicità. Oggi l'ambito teologico è che tu non puoi andare in giro a dire determinate cose. La teologia, come ho detto prima, è una questione di potere. Sì, non così, però diventa quasi una teologia nel momento in cui assume delle vesti simboliche. Tu diventi escluso dalla società, diventi fuori, meriti di stare fuori dai circuiti, è qualcosa di più profondo. Non è semplicemente, è proprio il crisma quasi della teologia, della verità morale. Tu sei fuori da lì, tu non meriti di stare nemmeno nel consorzio civile. Certo, giustificato dal rafforzamento del potere tecno-finanziario, questa chiesa, questa cosa. Però è quello che diceva Borghi prima. Io direi che questa cosa dell'agenda è cominciata anche prima, con la crisi economica. Sì. È lì che è cominciato. È lì che si è cominciato a dire questo no, questo è falso, questo sì, e si va avanti spianati. È lì che l'alternativa è cominciata a venire meno. Pensiamo allo stato d'emergenza, nasce nel 2008, esatto. E lì, prima, è lì. Poi le tappe, poi le prossime, quelle che ci aspettano. Esatto, quando si è scoperto che l'economia non è una scienza, allora hai dovuto cominciare a dire, però guarda che... chiudere la bocca di... tra quelli che avevano... Per quelli che dicono che l'economia è una scienza. Esatto. questo è molto interessante. Però forse... Ah, scusate. Sì, cioè, ci sono già come questo studente che prima Ma allora io avevo un paio di considerazioni da fare, in parte basate sulla mia esperienza personale, poi questo ultimo intervento di Vera, anche era interessante, quindi mi incastra un po' qui e là. Allora, intanto qualcuno di voi qua, anzi molti, sanno che io non sono un po' toccato personalmente da questo discorso, perché io faccio contenuti online, insomma, sono sottoposto continuamente questo rischio, sono cose su cui devo effettivamente fare i conti, no? Quindi mi porto anche un minimo di esperienza pratica. E mi è piaciuto prima, anche appello introduttivo, discorso democrazia versus verità, molto interessante. Poi c'è stato Berlusconi, il Parlamento aveva votato che Rudy era un nipote di padre, quindi quello era proprio l'esempio perfetto per capire come una cosa è la democrazia e un'altra cosa è la verità, no? Questo per ricordare la situazione. Allora, io mi occupo di internet, di queste cose, da veramente una vita, nel senso che io sono per la fortuna di nascere in una famiglia con un padre che era appassionato di internet, abbiamo avuto nel 96, e penso che il contratto della fibra di mio padre nel 2001 fosse il numero 6 di Fastweb in Italia, quindi senza teoria, ovviamente. Quindi l'ho visto questo cambiamento, no? E se io devo dire, qua c'era questa citazione che andava molto per la maggiore all'inizio degli anni 2000, diceva: se vuoi ottenere una risposta corretta, nel senso di verità, su internet, la cosa migliore che puoi fare è postarne una sbagliata, perché arriverà sicuramente uno scuolo di gente che vuole correggerti e ti corregge anche male. E questo funzionava, perché c'era il pluralismo, nel senso che non c'era il monopolio della piattaforma, o anche se c'era il monopolio della piattaforma, non censurava, non c'era l'echo chamber che c'è adesso. E adesso non è che la soluzione è dire niente più monopolio. Perché cosa ha fatto Trump? Ha detto: io sono stato censurato da Twitter, mi hanno bannato da Facebook, qual è il problema? Vado su Truth. E qual è il risultato di Truth? L'assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Quindi non è una soluzione quella roba. Era meglio quando c'erano quattro piattaforme in cose che erano censurate. Cioè c'era l'oligopolio, ma era interpretato in modo diverso da come può essere interpretato oggi. Detto ciò, io vi dico sincero, chiaro e tondo: se ti vogliono censurare, censurano uno scambio. Non c'è niente da fare. Se a me oggi, se a me questa sera YouTube e Twitch mi dicono: il tuo canale, sai che se hai parlato male di Blizzard, di Activision Blizzard, che adesso sta venendo acquisita da Microsoft, e quindi sei questo oggetto anche politico, bene, tu sei chiuso e finito. E io non posso riferirmi al giudice per ottenere tutela. Ok? Quindi se la censura parte, perché la piattaforma privata l'ha determinata, e spesso questa cosa non nasce neanche da una violazione precisa dei terms and conditions a cui tu sei sottoposto quando ti iscrivi alla piattaforma, ma sono segnalazioni per conto terzi, cioè sono intrighi di potere privati di
imprese molto importanti con uno strapotere, che da questo punto di vista se la cantano se la sono da sole e fanno i loro interessi. Faccio un esempio che potete cercare anche prendete, lo vedete swipando a sinistra sul cellulare perché sta facendo molto discutere di sé. C'è oggi una crisi dal punto di vista del mercato dei videogiochi sostanzialmente, su Nintendo, che è famosa, no? come impresa. Bene, Nintendo censura tutto. Cioè, se tu fai un contenuto su un gioco Nintendo che non ne parli in modo eccezionale, arriva Nintendo e ti fa la segnalazione. Ora, cosa succede quando Nintendo ti fa la segnalazione? Che la piattaforma che riceve la segnalazione di Nintendo non vuole far torto a Nintendo, ci mancherebbe, porta miliardi, piuttosto va torto a te che hai 20.000 iscritti e chi cavolo sei, può fare tranquillamente a meno. Quindi è un connubio di intrighi privati. Allora, qual è la soluzione da questo punto di vista? È strano che nessuno l'abbia ancora detta. Io ho sentito prima questo discorso di gente che guardava la diretta della Camera dei Deputati su Facebook. Ma io mi scappi se io apro Facebook nel 2023. Basta con questa roba. Allora, dove sta il problema? Sta per la gente disinformata, o forse misinformata, no? Perché non abbiamo letto questo. Se io ancora mi informo su Facebook nel 2023 e penso che quello che leggo su Facebook sia la verità rivelata, non è un problema di Facebook, è un problema mio che sono un deficiente. È un problema di chi non mi ha educato precedentemente. Ma è questo, ragazzi, io lo faccio presente perché è veramente così. Cioè, chi ha vissuto l'internet un po' come l'ho vissuto io, ha avuto qualche anno in più sulle spalle. Queste cose sono il pane quotidiano, cioè non avrebbe neanche bisogno di discutere. E la pletora di gente che è arrivata dopo, e purtroppo anche le nuove generazioni. Perché io avrei detto qualche anno fa che i nativi digitali queste cose tutto sommato le avrebbero risolte, perché se ne sarebbero resi conto delle cose che non andavano. Invece non è così, sono ancora peggio, perché sono assuefatti. E quindi non se lo pongono neanche questo. Quindi a chi parliamo noi quando facciamo questi discorsi? Qual è a chi diamo la soluzione? A nessuno, perché non possiamo farci niente. La verità è che ciascuno di noi deve fare progettismo, cioè dobbiamo fare Gesù Cristo. È vero quello che diceva prima. Ciascuno di noi deve fare Gesù Cristo, cioè deve andare in giro e fare proseliti, perché è l'unico modo. Tanto su online, nelle grandi, diciamo, in modo massivo, il proseliti non lo si può fare perché domani ti chiudono e tutti attacchi e quindi devi fare personalmente. L'educazione è il punto di partenza. Se la gente fosse educata, noi non faremmo qua oggi queste cose. Giustissimo, bellissimo. Comunque, se queste cose che stiamo dicendo sono vere, lo scopriremo domani. Adesso è tutto in diretta su YouTube. Ma io mi prendo le mie. Quindi vediamo se ci censura YouTube. Sono stato io a parlare. Il tuo profilo social sarà chiaro. Tu sei l'avanguardia? Io sono una neo-avanguardia. Una neo-avanguardia? Sì, mi definisco così da quando ho scoperto il gruppo 63 di Umberto Eco e quella romania, quella legge del neo-avanguardia. Ok. Neo-avanguardia, anche un po' di reazionalismo. Tanto per qui abbiamo uno studente qua. Allora, io faccio un intervento forse un pochino disallineato a quello che sto detto fino adesso. Loro no, una prospettiva forse diversa. No, ecco, la cosa che mi preoccupa più di tutte, di tutto il discorso che abbiamo fatto, è questo, cioè, forse non parlo dalla mia prospettiva personale, ma forse non sarebbe il caso di interpretare la responsabilizzazione delle piattaforme di cui abbiamo parlato in quel contesto di coregolamentazione tra pubblico e privato, di collaborazione, non dovremmo interpretare questo spostamento della responsabilità dal lato delle piattaforme come un passo indietro da parte dell'istituzione, qualcosa a cui l'istituzione si sottrae, perché trovo che sia un discorso molto pericoloso. C'è stato un passaggio nel suo discorso in cui ha detto non potremmo pensare che la polizia o comunque l'autorità statale possa stare dietro a tutte le segnalazioni, però trovo che sia un discorso molto pericoloso da fare, perché nel momento stesso in cui noi accettiamo, comunque ci mettiamo in una prospettiva in cui diamo per assodato che lo Stato e le piattaforme vadano a due velocità diverse, noi stiamo spostando, per recuperare quella frase di Hobbes che diceva prima, l'autoritas verso queste piattaforme, ma in modo molto pericoloso. E in quest'ottica le soluzioni
non che sono state prospettate, ma diciamo entro le quali ci potremmo inquadrare, quello del pluralismo della trasparenza, non vedo come non potrebbero passare da parte dello Stato, cioè da parte di una regolamentazione esterna. Un altro punto che secondo me vorrei la pena toccare è quello che è già stato menzionato in precedenza, è quello della rilevanza delle fake news e del fatto che siano nei contesti, quelle delle piattaforme private, che non sono però neutrali, che sono, come abbiamo detto, portatori, cioè realtà portatrici di interessi economici, cioè dove ci sono degli algoritmi che, questo lo sappiamo, cioè non sono neutrali, algoritmi che cercano di saltare e di far diffondere al massimo questa disinformazione, queste informazioni false, con delle ripercussioni però poi anche molto reali. Insomma, trovo che tutto dovrebbe passare dalla trasparenza, ma sappiamo tutti benissimo che i GAFAM di cui parlavamo prima sono tutte tranne che trasparenti e in qualche modo hanno godono di una tale influenza economica e politica che li rende in qualche modo intoccabili, e se venisse fuori l'algoritmo, se qualcuno nessuno li può costringere a tirare fuori l'algoritmo, perché se ciò accadesse ci renderemo conto di tutto, che si tratta in qualche modo di qualcosa di intenzionale. Tutti i danni che vengono procurati sono danni intenzionali, quindi trovo che una regolamentazione da parte dello Stato, di una realtà politica come l'Unione Europea, sia non solo fondamentale, ma necessaria. Non vedo come le piattaforme si possano autoregolare e trovo che vadano completamente, che il loro potere, che è devastante anche perché rendono le persone assuefatte, sia totalmente da cancellare, da ridurre, da ridimensionare il più possibile. Confuso, ma più parti già toccato la discussione. Faccio un po' il difensore dell'Unione Europea. L'approccio collaborativo ha sicuramente molti problemi, però di fatto è un approccio che è stato utilizzato dalle istituzioni europee per gestire la protezione dei dati personali con il GDPR, che è il regolamento che se ne occupa. E lì più o meno ha funzionato, ha avuto dei problemi, ma insomma, come dire, ha fatto sì che l'Unione Europea avesse una politica in materia di protezione dei dati personali, una chiara posizione a livello globale, che è stata seguita, insomma, nei pro e nei contro, però quello era il quadro europeo. Esatto, esattamente. Dopodiché sicuramente è un problema, è un problema che le istituzioni facciano un passo indietro. Dall'altro lato c'è un grande insieme di interessi da tenere in considerazione. Quindi nel bilanciamento, l'abbiamo detto, l'approccio collaborativo è problematico, ma dall'altro lato un approccio top-down ci porta a dire che cos'è la verità, chi è il monopolio della verità. Io non vorrei che le istituzioni lo avessero. E questo si unisce poi al fatto che sicuramente è vero che è un problema che le persone si informino su Facebook, però è una realtà e quindi di fatto il problema c'è, persiste, insomma. E quindi mi chiedo se non sia un po' a monte un problema connesso a una crisi che ha avuto poi il settore dell'informazione tradizionale, perché di fatto adesso c'è il paywall, però i giornali fanno tutto affinché i loro articoli siano pubblicati e lì finiscono anche loro, secondo me, in una zona di grigio in cui alle volte sì, non è contenuto legale, non è fake news. Però fanno disinformazione. Esatto, è ingannevole o sensazionale. Per esempio, c'è un virgolettato che non è mai stato detto, quello per esempio, come diceva prima Maurizio, è un link, e quindi un giornale, quindi non è la piattaforma, però anche lì è un grigio che è, come dire. Poi dopodiché sull'accesso alla conoscenza scientifica sono d'accordissimo, e anche spezzo una lancia, piccolissima, quello dell'Unione Europea, ha messo in piedi delle politiche di open science per favorire l'open access, è difficilissimo da tenere in considerazione, sono difficili da implementare a mille livelli. Se l'Unione Europea indica una via, poi c'è il livello statale, poi c'è il livello locale dell'università e centro di ricerca che rema contro il ricercatore che vuole acquisire quella conoscenza. Quindi, come dire, è vero che l'Unione Europea alle volte magari è poco efficace, però è effettivamente molto complesso. Sono stata un po' confusa, no, più cose, insomma, che si il legano. Tema è tutto complesso e secondo me avete ragione un po' tutti, cioè ci sono proprio dei pezzi di verità dappertutto, però
e sicuramente l'Unione Europea sta affrontandolo meglio degli Stati Uniti in questo momento. Ma io insisto sul discorso economico perché penso che da una parte ci vuole il discorso economico per risolvere il problema dell'informazione, diciamo, al di fuori delle piattaforme GAFAM, e dall'altra parte per fare in modo che le piattaforme GAFAM non siano dei monopoli, perché finché restano solo loro queste cinque piattaforme, tutte americane peraltro, è un disastro. Quindi che l'Unione Europea magari riuscisse a incentivare la competizione, che nascono piattaforme europee, per esempio, sarebbe benvenuto, no? Questa roba. Cioè, ma poi vanno i cittadini, perché oggi Google e Facebook sono il ministero della verità di Orwell. Cioè, i giovani, esatto, ma i giovani, voglio dire, i giovani adesso si formano su TikTok. TikTok è cinese, c'è la guerra contro i cinesi, e invece magari bisognerebbe difendere il fatto che ci siano piattaforme anche non solo americane. Cioè, perché bisogna avercela su con TikTok perché è cinese? Questi rispondono solo a degli interessi economici e non vengono dalle persone, rispondono soltanto a degli interessi economici. Scusate, giusto, assolutamente. Quindi c'è il problema giuridico, economico, sociale e culturale, perché l'educazione, Umberto Eco, come citavi tu, giustamente, cioè l'educazione è la base di tutto questo, perché se tutti fossero informati, digitalizzati, sarebbero culturalmente più avanti e non subirebbero, ma sarebbero più a cittadini attivi, partecipi, magari si ribellerebbero anche a questo sistema. Invece tutti subiscono, a partire dai politici, che sono i più ignoranti di tutti. Ricordiamoci che i governi, i parlamenti sono fatti da gente ignorante che interrogano, convocano il congresso. Mark Zuckerberg deve spiegare come funziona Facebook, ancora a quel punto lì siamo. E sono delle audizioni lunghissime, noiosissime, terribili, dove c'è un gioco delle parti assurdo, dove però veramente vedi deputati che non sanno niente, non capiscono niente, perché poi dopo deliberano cose che stanno fuori dalla grazia di Dio. E piccolo dettaglio, siamo anche tutti completamente assuefatti a queste cose nel frattempo, cioè le persone non si educano perché sono dipendenti, cioè c'è una letteratura scientifica su questo, ma nessuno ne parla, ma è un problema, penso, uno dei problemi del secolo, credo. Sì, ma Carlo, posso dirti una cosa? Prego. Come mai non, invece questi regolamenti di cui ci hai parlato non sono stati fatti per regolamentare la stampa? Perché lì c'è la Costituzione, cioè ci sono le Costituzioni nazionali, lì non si entra. C'è un perimetro che non... Quindi non è perché la stampa tanto è già sotto controllo. No, la stampa si chiama fuori. Voi vedete ogni volta che la stampa pubblica disinformazione online, anche disinformazione, non come dire rettifiche, cioè non diffamazione, ma proprio disinformazione, la stampa si sente libera, siamo liberi di poterlo fare, cioè libero, il giornale libero pubblica false fake news tutti i giorni. E comunque continua a pubblicare il giornale, ha la libertà di continuare a pubblicare il giornale. Quindi è proprio sancito dalla Costituzione che può pubblicare le bugie, sono costituzionali. E loro pubblicano le bugie tutti i giorni. Non c'è nessun... Secondo me la libertà d'espressione comprende anche la libertà di mentire. Certo. Sì, sì, e quindi è garantito dalla... O comunque la libertà d'espressione non implica il dovere di dire la verità. Il problema è se il signor Pinco Pallino, che non è un giornale, lo fa sul suo blog e lo pubblica su Facebook. Ma perché per la problema? Non è un problema, cioè dovrebbe avere le stesse... Dovrebbe essere no, garanzie costituzionali. No, non è così. Dal punto di vista logico. Sì, cioè, cambia il mezzo. Per gli Stati Uniti è talmente così. Gli Stati Uniti hanno il primo emendamento e loro tendono a coprire con quello anche l'online. Quindi sono molto più liberali. Quindi in realtà fanno meglio, no? Come detto, secondo me fanno meglio. Fanno meglio. Esatto, secondo me fanno meglio. Perché lì il primo emendamento copre, tende a coprire anche online. Da noi, invece, si è creata questa, non è una tradizione ancora, però questo senso comune portato istituzionalmente avanti, soprattutto in prima persona, dalla Unione Europea e dalla Commissione, la quale ha instillato, ha valutato il mezzo dei nuovi media più pericoloso, potenzialmente dannoso. Ma infatti il conflitto di egemonia è il concetto chiave che ha detto lui. Io l'ho riassunto su Twitter, ho detto il problema delle... che lui ha detto, cioè virgolettato così, il problema delle fake news è stato esagerato in seguito al conflitto di egemonia nei media, per citare Gramsci,
Siamo in una stagione di preoccupante conformismo nell'informazione, senza libertà di informazione non c'è democrazia. Cioè, tu questo senso del conflitto di egemonia, secondo me, spiega. Ma quindi, scusa, è una guerra tra media. E i nuovi media e la gente comune, che poi sì, dietro quello, dietro quello. La gente comune contro il citizen journalism, contro il citizen journalism, possono esprimere i giornalisti, sono loro, sì. Ma secondo me perché sono sotto controllo, perché loro hanno i sovvenzionamenti dello Stato per tenere in piedi i giornali e quindi è ovvio che non vanno a dire cose contro. Diciamo che recentemente sono stati anche trattati bene. Credo che possano andare in pensione con quota... Io la pensione l'ho ottenuta grazie al trattamento di favore. Con quota 85, 87. Mi hanno dato lo scioglimento. Hai 62 anni, vai pure in pensione. Cittadina normale se lo sono. Io sono in pensione grazie a quello. In modo da portare la stampa verso la doxa, diciamo. E invece su internet si può esprimere chiunque, la gente è incazzata. C'è una... Ho capito. Alla base c'è una valutazione diversa del mezzo. Un po' anche... Una cosa che si è rappresentata anche con la televisione. Quando la televisione è nata, anche lì il mondo della politica, il mondo del diritto, c'è una sentenza dell'81 della Corte Costituzionale che parla di speciale pervasività del mezzo. Quindi dice, occhio, quando parliamo di televisione non è la stampa. Quindi possiamo mettere qualche regola in più, perché c'è la pervasività del mezzo. E oggi questo discorso che con la televisione giungeva soprattutto a limiti antitrust, norme sulla pubblicità, non è che nessuno ha mai indicato norme contenutistiche, certo, tutela dei minori, degli utenti, eccetera, eccetera. E questa cosa nei nuovi media è stata approfondita di molto. Non si tratta solo di una generale maggiore pervasività, ma proprio di andare a controllare se tu danneggi la salute, se tu danneggi la sicurezza dell'Unione Europea, se tu metti in pericolo la democrazia, fino a dire se tu diffondi il falso. Sì, era quello che volevo dire prima, no? Se tu diffondi il falso. C'è sempre stata, questa... adesso si ritiene che faccia danni attraverso... Dal punto di vista, credo che anche antropologico, sia una battaglia persa, perché connaturato con l'essere umano, quello di mentire. Cioè se noi parliamo per dar fiato alla bocca, non mica per enunciare cose di conoscenza. Io credo che il nostro sintomo, Dio, quando ha chiamato a rispondere di che fine ha fatto tuo fratello, quello gli ha detto una bugia, dice sono io custode di mio fratello, l'aveva appena coppato. Cioè voglio dire, Caino e Abele, no? E cioè di fronte addirittura a Dio l'uomo mente, nella Bibbia. Cioè l'attitudine a mentire dell'uomo. Ma questo mentire anche il confine per muovere. Ma poi di fronte a un mezzo come Inter che amplifica la possibilità a tutti di dare la parola, come si può pensare che la gente non dia il peggio di sé? Perché l'uomo dà il peggio di sé. Cioè perché? Perché questo mezzo deve essere considerato come il luogo in cui l'umanità si espande? Non è così! Comunque per cercare di concludere, secondo me dobbiamo concludere con una roba positiva però. Cioè diciamo che internet è ancora giovane e si sta ancora imparando. Ma certo! E speriamo che le regole, cioè le persone imparino, diventino educate, digitalmente educate e capiscano come cambiare rotta, perché adesso la rotta che ha preso abbiamo preso è pericolosa. Ancora 5 minuti, c'è ancora Marco che voleva dire. Ma sì, in realtà molte cose che volevo dire sono già emerse, diciamo che per certi versi viene a dire che poi assumo il problema del capitalismo sotto certi aspetti, quantomeno il problema è il monopolio di queste piattaforme, nel senso che il problema sta nel fatto che Facebook ha un potere che in termini proprio di diffusione dell'informazione nessun giornale ha mai avuto, veramente perché appunto a quel punto la capacità di coprire il modo in cui si trattavano le informazioni chiaramente è su un'altra scala. Quindi questo crea delle segmenti di potere a cui solo con l'educazione possiamo rispondere, non credo ci siano tanti altri modi. Una cosa che mi sembrava interessante è intrinseco nel modo in cui questa tecnologia è fatta, nel senso che i social network più diffusi oggi, per come sono fatti, sono studiati in un modo preciso che non è l'unico modo possibile, nel senso che la centralizzazione che Facebook o Twitter rappresentano non è l'unico modo per rispondere alla necessità di comunicazione dei cittadini. Esistono anche protocolli alternativi completamente decentralizzati, appunto l'esempio di Mastodon mi sembra, per quanto di nicchia, comunque quello più lampante, e lì credo che il problema
della fake news forse non si ponga, perché a quel punto, una volta che uno ha tanti server decentralizzati, diciamo ogni server tra virgolette ha le sue policy, e se io non sono d'accordo con la policy di quel server posso aprirmi io un server e far sì che tutto quello che viene pubblicato nel mio server è in relazione con tutti gli altri. Quindi è tutto legato a quella, diciamo, soppressione del potenziale radicale di questa tecnologia che ad oggi vediamo su internet, sistema cosa che all'inizio non c'era. Quindi credo sia anche molto legato all'evoluzione intrinseca di come si è deciso, come società siamo stati d'accordo sul fatto che dovessero essere fatti in questo preciso modo, e non è assolutamente l'unico modo possibile, è un modo che avvantaggia determinate persone e alimenta la simmetria del potere, continua ad alimentare, rende più potenti chi ha già potere, rende meno potenti chi non ce l'ha. Io credo, per concludere, che secondo me il caso della libertà di espressione può essere interessante come esempio di trasformazione delle nostre libertà e di trasformazione sociale. Durante la pandemia, una libertà che non ha sofferto nulla è stata la libertà d'espressione, la libertà di circolazione. Tutte sono state in qualche modo. Perché? Perché erano già limitate. Gli strumenti per controllare l'emergenza dal punto di vista dell'informazione c'erano già. È bastato solo implementarli un pochino, però c'erano già. Si è un po' acuita quella verve teologica. Sì, si è acuita quella verve teologica, esatto, però tutto sommato la tavola era apparecchiata. Ho tentato di aggiungere qualche portata, ma di dettaglio, un contorno in più, qualche dessert in più, ma la tavola era già apparecchiata. Quindi è un caso su cui riflettere, perché secondo me può segnare una trasformazione delle nostre libertà costituzionali rispetto ad altre cose che saranno in futuro. Adesso vediamo le riforme che faranno. L'emergenza ambientale, oppure il clima, quelli saranno nuovi banchi di prova. Magari toccherà la libertà di circolazione. Perché non può essere sacrificata? Si sacrifica la libertà di espressione sull'altare della disinformazione. Domani la libertà di circolazione può essere sacrificata sull'altare di un altro bene di interesse generale. Beh, già è sacrificata, sì. Nel mondo povero già è sacrificata, vabbè. Nessuno può viaggiare, però, solo i ricchi viaggiano. Cioè, chiediamo il piano di... Però può essere sacrificata ancora di più, è così. La libertà di domicilio, alcuni profili della nostra vita privata. Ma un banco di prova dei diritti di libertà in trasformazione. Il nostro prof non vuole concludere in maniera positiva. No, io non me la sento, dico, no, dico solo che è un banco di prova. Però... No, sempre peggio. No, non saprei. No, a parte che soggetti, persone, letteratura che indica le magnifiche sorti progressive ce n'è a bizzeffe. Sì. Quindi... Bene, adesso possiamo davvero concludere, perché sono le 7, noi siamo puntualissimi qui a Nexa, quindi ringraziamo grazie a voi. Carlo Magnani e tutti. Grazie a tutti.